Sì, l'Università di Parma, insieme a tutti gli Atenei della Regione, ha voluto fortemente questa iniziativa e grazie all'impegno della Regione Emilia-Romagna siamo riusciti a portarla in porto. Chiaramente adesso arriva il momento più entusiasmante, cioè quello di iniziare le attività. Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più internazionale la nostra offerta formativa in questo ambito così importante e strategico per la Regione, chiaramente facendo leva sulle forze e sulle competenze di tutti gli Atenei regionali che hanno investito in questi anni parecchio sul tema del food e dell'agroalimentare. Ma food più Emilia-Romagna, un grande progetto di attrattività internazionale, ma ovviamente anche di studio, di ricerca, di evoluzione di un settore così importante, non solo per noi ma direi anche per il paese. Abbiamo bisogno anche in questo campo di attrarre talenti, professionalità, e anche in questo caso corsi in inglese che possano attivare e generare quelle opportunità che servono per garantire che le nostre imprese abbiano le migliori professionalità possibili.